Poiché i contadini sono stati catturati dai demoni delle tenebre, qui gli animali stanno morendo di fame. Al castello Pellegrino. Ai tempi del re Pellegrino, questa magnifica costruzione era la sede del trono e la dimora di tutta la famiglia reale. Ora è abitato soltanto da fantasmi e da ricordi dimenticati. I contadini sono tenuti prigionieri nel cortile. Al primo accenno di guai, i demoni delle tenebre li getteranno tra le fiamme. Svelto, uccidi i demoni di guardia e libera i contadini. Grazie per averci salvato, gentile signore. Perdonateci, signore, ma non abbiamo nessun maiale da darvi. Ma vi prego, accettate questi sassi dorati e lucenti in segno della nostra riconoscenza. Sir Daniel Fortesque, quanto tempo è passato! Benvenuto al castello Pellegrino. Che peccato vederlo in queste condizioni. Il gioiello della corona di Gallowmere è divenuto il rifugio maledetto dei demoni delle tenebre, l'esercito di Zarok. Tempo fa, questo luogo era la sala del trono di Re Pellegrino. Ora i suoi corridoi sono infestati da demoni ripugnanti. Lo spirito del re ne sarà sicuramente affranto. A volte si può vedere il fantasma di Re Pellegrino vagare in queste sale o sedersi tristemente sul trono. Trova la sua corona e forse riuscirai a invocarlo. Il castello fu eretto sulla cima di un vulcano dormiente. Questa enorme chiusa è tutto ciò che ti separa da una pioggia bollente. Sir Fortesque, il più nobile dei miei cortigiani, il più audace dei miei capitani. Oh, com'è triste incontrarci in questa occasione, adesso che il destino del regno è di nuovo nelle tue mani. Ma, oddio, Fortesque, che hai fatto alla guancia? sfortuna, vecchio mio. Ascolta, l'esercito dei demoni e delle tenebre di Zarok è nascosto in quella montagna. E mentre noi stiamo qui a parlare, si prepara ad invadere Gallowmere. Per impedirglielo, dobbiamo distruggere il castello in cima alla montagna e liberare la lava dietro le porte delle chiuse. Posso portarti alla leva che apre le porte, ma dovrai azionarla da solo. Ovviamente è una missione molto pericolosa, anche per un uomo morto. Immagino che quando Zarok si accorgerà di ciò che hai fatto, vorrà farti trascorrere l'eternità nel tormento più atroce. Ma so che queste cose non hanno effetto su di un uomo della tua tempra, vero Fortescue? Magnifico! Buona fortuna, amico mio! La lava è stata liberata, Sir Daniel. Il castello sta crollando. Non ti resta molto tempo per sconfiggere i golem di pietra e fuggire dall'inferno che si scatenerà qui. Olio bollente. Rischi di ustionarti coi piedi ossuti. Devi chiudere i condotti dell'olio prima di passare. Il castello sta per essere distrutto. I cancelli sono bloccati. Devi trovare un'altra via d'uscita. Salve straniero, ho un regalino per te. Perché non chiudi gli occhi e non tendi le mani? Questi sciocchi pennuti non servono a nulla, neanche come mangime per i demoni delle tenebre. I contadini sono molto più nutrienti. A volte dovrei fare affidamento sul loro cervello di gallina, ma poi dimenticati pure di loro. Sono davvero brave persone. Con i loro sforzi sfamano l'intera nazione, ma a che prezzo? Le zucche mutanti sono nate perché hanno costretto delle zucche innocenti a divorare i loro fratelli. Voler difendere i campi giustifica la creazione di spaventapasseri sanguinari. E che dire dei lupi? Salvali oppure no? La scelta è tua. Saggio Re Pellegrino, tutti lo chiamavano, eppure ha mandato contro i non morti il suo intero esercito, guidato da te. E questa sarebbe saggezza? In qualche modo la battaglia fu vinta senza di te, ma il re non poté godersela a lungo. Morì qualche giorno dopo soffocato da un cavolino di Bruxelles. Dicono che il suo spettro di notte vaghi ancora tra i corridoi delle rovine infestate sputando pezzi di cavolini. Questo dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che nessuno dovrebbe mai mangiare cavolini di Bruxelles. Queste decerebrate guardie del corpo continuano a proteggere il Re Pellegrino. Non dir loro che è morto, mi raccomando. Per via delle loro braccine corte combattono lanciando le armi e per lo stesso motivo non le ricomprano mai. Un tempo i golem di pietra erano il meglio nel campo della sicurezza per castelli e il Re Pellegrino fu tra i primi a comprarne 2 per difesa personale. Si sa che conviene evitare le tecnologie di prima generazione e infatti quando i golem iniziarono a schiacciare tutto, i costruttori furono costretti a ritirarli dal mercato. Purtroppo Re Pellegrino non poté riconsegnarli causa morte, quindi i suoi golem sono ancora lì a sorvegliare e schiacciare.